Allora, si tratta di un concorso, stiamo distribuendo le locandine in questo periodo e già da circa un mese l'informazione ha raggiunto a livello in territorio nazionale gli istituti scolastici, non solo di base, anche superiori e le università. È un concorso che ha un titolo importante, Diversi e Biodiversi, che si rifà all'anno internazionale 2010 dedicato alla biodiversità dall'ONU e dall'UNESCO in particolare. Avremo anche una versione in inglese nei prossimi giorni e in francese, proprio perché il concorso ci è stato chiesto di estenderlo anche ai territori extranazionali. È un concorso che è riservato a tutti, purché si sia nati a partire dal 1 gennaio 1980, quindi rivolto ai giovani, e si tratta di elaborare graficamente o con fotografia un'immagine che rappresenti il concetto di biodiversità. La biodiversità è un concetto complesso, che non vuol dire difficile, ma che obbliga ad avere una visione multi, non tanto disciplinare solo, ma con approcci che provengono da competenze diverse. Proprio perché la complessità appunto sta nel fatto che non è solo il numero delle specie viventi che abitano un luogo a dare la qualità della biodiversità di un ambiente, ma il tipo di relazioni che in questo si stabiliscono. E questo concetto investe sempre di più anche l'ecologia umana, quindi anche il benessere e la qualità della comunità degli uomini. A questo proposito, nel sito www.comune.pordenone.it/scienzaartambiente abbiamo pubblicato, oltre alla scheda di iscrizione e a tutto il regolamento del concorso, abbiamo pubblicato un documento di aiuto, è una cartella, non è molto difficile da leggere, è abbastanza agevole, però con degli spunti che possono aiutare a capire che cosa è la biodiversità. Avremo poi, durante il festival, nel prossimo ottobre, la possibilità di allestire una mostra con e le 10 opere più votate da una commissione che si sta formando in questo momento e che vede la disponibilità di nomi anche importanti, per i quali adesso ancora non mi spendo, non vorrei farli, ma appena avremo concluso gli accordi saranno resi pubblici. E il primo, a valutazione insindacabile della commissione, avrà un premio di 1000 euro. 1000 euro non sono tantissimi, non risolvono questioni economiche, ma non sono neanche pochi in questi tempi, soprattutto se dati a un giovane. Vorrei dire che questo primo concorso è promosso all'interno del Festival Scienza Artambiente, in particolare dall'amministrazione comunale, dal Science Center Immaginario Scientifico, dalla regione Friuli Venezia Giulia e da un'impresa intelligente che è al nostro fianco fin dallo scorso anno, che è l'impresa delle vedove Adelchi, che in collaborazione con noi ci aiuta anche a realizzare questo nostro sogno. Prima non avremmo potuto farlo senza di loro.